Professor Tiberti, questione elezioni del Rettore. Da quanto si è appreso sembra che dall'Avvocatore dello Stato non sia arrivato alcun input per ricorso al TAR per le elezioni. La notizia la correggo un attimo. Non è arrivato nessun input da parte del Ministero, è una iniziativa dell'Avvocatura locale dello Stato, che qualcuno dice che può anche interpretare i sogni del Ministro e del Capo di Gabinetto, ma che in questo caso certo è molto singolare. Sappiamo bene quali sono i rapporti fra l'Avvocatura dello Stato e il Rettore in carica, e quindi possiamo anche immaginare come si è mossa. Comunque il Ministero, a me personalmente, dopo tutte queste telefonate che ho ricevuto, ha smentito di aver incaricato l'Avvocatura dello Stato a fare ricorso. Anzi, vi dirò di più, in nessuna parte d'Italia nessuna Avvocatura dello Stato ha preso un provvedimento del genere. Parliamo di circa 17 università, da nessuna parte l'Avvocatura, anzi ci sono ricorsi al contrario, cioè ricorsi che vedono l'Avvocatura dello Stato agire nei confronti dei TAR per far fare le elezioni, perché come giustamente, devo dire, ha detto il Ministro Gelmini, la legge si chiama Gelmini, né Tiberti né Diorio, praticamente ha dichiarato che non è una cosa che va, e se va ci deve essere una nuova legge. Quindi non può essere né la circolare né l'Avvocatura dello Stato, ma ci deve essere una proposta di legge. Se il Ministero vuol presentare una proposta di legge per un'ulteriore proroga che andrebbe contro uno dei dati positivi della riforma Gelmini, è quella che vedeva la fine dei Granducati, dei Principati e dei Reami.